le slide che mi sono state gentilmente concesse da una economista del CNR che si chiama Stefania Gabrielli, che studiano proprio queste materie, quindi l'incidenza delle politiche di austerity nei vari settori della società, e uno di questi sicuramente quello più importante è il settore sanitario. Laura ha detto una cosa molto che secondo me va ricordata. Queste politiche di austerity incidono su una cosa che si chiamano diritti, diritti a cui noi oggi siamo tutti abituati. Noi in Italia abbiamo l'accesso universale al servizio sanitario. Significa che tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro posizione lavorativa, di reddito o di occupazione o familiare, hanno il diritto ad accedere alle prestazioni del servizio sanitario. Questa è una cosa che noi diamo per scontata, e che facciamo male a dare per scontata, perché su di essa si abbatte la mannaia delle politiche di austerity, per l'appunto, quindi di queste politiche che ci impongono di stare all'interno di certi parametri, per cui piano piano nei paesi sviluppati del mondo, di cui noi facciamo parte, in cui esistevano questi servizi sanitari universali, anzi come in Italia praticamente in questo momento in Europa non c'è quasi da nessuna parte, perché tutti prevedono un'integrazione, quindi una quota di soldi, oltre a quelli che noi già diamo ovviamente con la tassazione diretta e indiretta, quindi con quello che noi conosciamo come ticket, e poi con la tassazione sul reddito. E con gli altri paesi, bene o male, prevedono altre forme integrative, che sono quelle assicurazioni, per esempio, che sono collegate al lavoro, o assicurazioni private, eccetera. Questo servizio sanitario, a differenza di quanto viene detto in giro, non è un servizio sanitario costoso. Non è vero che il nostro servizio sanitario nazionale è un servizio sanitario costoso. È un servizio sanitario uno dei migliori. Addirittura nel 2000 l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo classificò come il migliore al mondo, con l'incredulità della maggioranza dei paesi del nord Europa, sì, ed ancora oggi in termini di efficacia, quando noi per efficacia intendiamo il risultato, quindi lo stato di salute della popolazione, è il terzo comunque tra i paesi dell'area e dei paesi dell'OCSE. Quindi è un servizio sanitario che funziona, è un servizio sanitario sostenibile, che costa circa 117 miliardi l'anno, quindi siamo intorno al 7 qualcosa per cento del PIL, e che è un servizio su cui stanno ovviamente, a partire dalla spending review di Monti, sottraendo una grande quantità di risorse, e lo stanno facendo contemporaneamente indottrinandoci, perché il tutto viene fatto sempre con una operazione di informazione parallela molto subdola, dicendo, non so quante volte voi l'avete sentito dire, ma costa troppo, non lo possiamo sostenere, e nel frattempo introducendo forme di sistema sanitario misto, privato, per esempio le case di cura, una per tutte, convenzionate, in realtà sono delle strutture private che ottengono l'accreditamento, così si dice, da parte del pubblico, poiché hanno dei requisiti che vengono giudicati idonei. Allora, il problema è che quando si parla di servizio sanitario, pubblico e privato contemporaneamente, questo è un concetto che è difficile che possa coesistere. Mi spiego. Se io sono un privato e devo offrire un intervento di protesi d'anca, facciamo un esempio, se il pubblico funziona bene, cioè se tu cittadino sai che ti vai a fare la protesi d'anca nel tempo giusto, con l'operatore giusto, che non ti viene l'infezione, che sei sereno, che tutto va bene, che non devi andare a 20.000 km di distanza, ma che te lo puoi fare vicino a casa tua, è chiaro che tu sceglierai il pubblico, mica ti va, sei cretino che vai a pagare 5.000 euro per farti un intervento di protesi d'anca. Allora, il principio per cui noi dobbiamo essere italiani buoni perché dobbiamo fare lavorare il privato, e vi parla, io sono un medico legale che ho lavorato nel privato, ma lì è diverso perché non c'è un'offerta pubblica, appunto. Allora, succede che se tu devi fare funzionare il privato, per forza non devi fare funzionare il pubblico, cioè è proprio una legge, è una legge di mercato, non si discute su questo. Quindi la scelta di avere un servizio sanitario pubblico è una scelta politica, è una scelta che facciamo noi politici. Allora, il paradosso è questo, che la scelta noi l'avevamo già fatta, perché noi abbiamo un servizio sanitario pubblico, però dovendo sottostare a questi regimi di austerity, quindi dovendo spendere di meno per rientrare all'interno dei parametri imposti da persone che noi neanche conosciamo, che hanno deciso senza interpellarci se era una cosa giusta o sbagliata, peraltro
questi economisti del CNR hanno evidenziato che non c'è nessun tipo di letteratura sulle politiche di austerity. Cosa vuol dire? Che se facciamo un esempio sempre con la medicina, se io devo somministrare un antibiotico, io devo avere fatto degli studi che mi dimostrino che quell'antibiotico è ovviamente utile per quella patologia. Allora, se io uso una dottrina economica e dico questa dottrina la uso perché mi dà questo risultato, tu devi avere un minimo di dimostrazione che effettivamente quel risultato lo darà, perché se no tu mi stai usando come cavia. Ecco, questo è quello che sta succedendo con noi. Veniamo usati come cavia, questo noi lo vediamo per esempio io da medico, quando cominciavo a leggere le previsioni del DEF, mi veniva da ridere il primo DEF di questo documento di economia e finanza che ti dice quanto sarà il PIL, tutti questi dati economici, e poi mi rendevo conto che l'anno successivo i dati che erano stati previsti nel DEF dell'anno precedente erano completamente diversi. Poi se tu ti andavi a guardare il DEF dell'anno prima erano diversi e quelli dell'anno prima erano diversi, allora ho detto ma scusa, ma cosa serve un DEF se questi dati sono tutti sbagliati, o perlomeno se questi dati poi non corrispondono a quello che succede. Ecco, questo è quello che ci sta succedendo, cioè noi ci stiamo facendo usare come cavie da persone che noi pensiamo essere migliori di noi perché pensiamo che abbiano una conoscenza che noi non abbiamo, però noi subiamo poi la parte negativa di tutto questo senza poter in qualche modo, cioè proprio esattamente subire. Allora io vado velocissima. Diciamo che viene utilizzata questa parola retrenchment, che significa proprio in inglese ritirare, no? Pensate proprio a un mare che si ritira, a un'acqua che si riduce. Questo è quello che sta succedendo, che poi voglio dire per analogia con la siccità nel mondo, che sta diventando uno dei problemi climatici più importanti. Quindi qua si rientrano le risorse che si spendono. Allora, nella sanità è chiaro che non c'è niente da dire, cioè l'austerità significa spendere di meno. E noi siamo un paese che già spendiamo poco, pensate che noi spendiamo un terzo di quanto spende la Germania. La Germania spende quasi 360 miliardi, noi ne spendiamo 117, la Francia ne spende circa 240-250, quindi non è che noi spendiamo tanto. Però a cittadino medio, per esempio, in Germania si spende circa 3.600 euro pro capite anno, noi in Sicilia spendiamo circa 1.400-1.500 euro per cittadino pro capite, quindi non è che è un costo elevato. Quello che invece sicuramente va fatto è migliorare l'efficienza, cioè l'uso delle risorse. Infatti è emblematico che nelle regioni dove si spende meno, per esempio Sicilia, Campania, Calabria, sono quelle che hanno accumulato più deficit, cioè hanno speso male i soldi. Quindi non è quanto spendi, ma è come spendi. E vado velocissima, vabbè, poi ovviamente ci sono anche ci sono delle correlazioni tra riduzione del reddito e stato di salute della popolazione, non collegato al reddito in sé, ma collegato sempre alla quantità di risorse che si spendono per la salute. Però oggi non abbiamo il tempo di dire tutte queste cose. Voglio andare a quello della Grecia, eccolo qua. Allora, ieri l'altra volta un nostro collega alla Camera mi dice: sai, ho sentito che Tsipras ha lanciato questa proposta del trasporto locale gratuito e del servizio sanitario gratuito per tutti. Allora io gli ho detto guarda che grazie a Dio noi ancora in Italia il servizio sanitario, per quanto ci aumentino la compartecipazione della spesa, per quanto aumentino la tassazione diretta, però ancora è gratuito, nessuno ci ha chiesto ancora, ci stanno provando in tutti i modi, però nessuno ci ha chiesto fatti l'assicurazione perché sennò non ti posso fare accedere a un servizio. Quello che invece è successo in Grecia, la Grecia aveva un servizio sanitario come il nostro, non parlo in termini di efficienza e di efficacia, ma era universale, cioè tutti avevano diritto. Da circa 3 anni, adesso la data esatta non lo so, è diventato invece un servizio sanitario con integrazione, per cui tu devi anche doverti assicurare o con legato al lavoro o ad altre modalità per poter usufruire di una prestazione, se no non hai accesso proprio alla prestazione. Quindi questo ha portato a delle conseguenze, ovviamente l'aumento della compartecipazione, quindi significa aumento sempre delle tasse da parte di chi le poteva pagare, l'aumento delle cliniche di strada, questo l'abbiamo anche in Italia comunque, perché lo sapete che Emergency a Palermo ha aperto l'ambulatorio, e poi indietro, allora ecco, no. Vabbè, c'era un'altra parte,
C'è un'altra slide sulla Grecia che vi volevo fare vedere, che sta succedendo anche da noi. Allora, loro ci dicono uno degli effetti dei tagli lineari è stata la riduzione dei posti letto. Adesso ci sono, prima erano 6, poi 5, poi 4, considerate la media europea a 6 posti letto per abitanti, ora sono 3,7. Allora dicono, dobbiamo chiudere gli ospedali, quelli più lontani, perché solitamente si fa così. Allora, la lontananza, cioè quindi proprio la distanza del cittadino dal luogo di cura, è un parametro che riduce di fatto proprio praticamente la possibilità di accesso del cittadino al servizio sanitario, ed è quello che è successo in Grecia ed è quello che nel piccolo sta succedendo anche da noi, perché ora con la rimodulazione della rete ospedaliera in Sicilia, sapete che anche nel vostro territorio verranno chiusi una serie di ospedali, quelli un po' più lontani, ma più lontani da noi, però più vicini ad altri cittadini. E questo è uno degli effetti pratici di cosa significa ridurre in maniera indiscriminata, perché questi sono i famosi tagli lineari, cioè quei tagli che vengono fatti così, orizzontali, quindi non che vengono fatti a cascata dove devi spendere di meno, cosa che 5 Stelle ha proposto in tutti i modi, con mille proposte di tutti i tipi, e quindi porterà di fatto a una riduzione dell'accesso, a una riduzione della possibilità proprio di cura, anche le famose file, le famose code, che rappresentano proprio uno strumento per indurre il cittadino che poi sarà costretto ad andare nel privato se se lo può permettere, se non se lo può permettere non potrà andare anche là. E poi vedete che anche lì è il cane che si morde la coda, perché se non ti curi costi, perché poi ti ammali, non puoi lavorare, non puoi pagare, cioè c'è proprio tutto un meccanismo che si morde la coda. Vabbè, poi gli economisti, io poi c'erano tantissime altre slide, però parlano anche del problema della tenuta istituzionale. Noi abbiamo 20 servizi sanitari regionali diversi perché è stato voluto così da una riforma, secondo me, sbagliata rispetto al tessuto sociale del nostro paese. Adesso succede che in 20 regioni succedono 20 cose diverse, cioè stanno cambiando le ASL in un modo completamente diverso, gli ospedali in un modo completamente diverso, e noi che siamo di Messina non sappiamo qual è la protesta di quelli che sono a Verona, non sappiamo qual è il disagio di quelli che stanno a Campobasso, non sappiamo quante persone vengono curate a Imola e così via, cioè c'è proprio una compartimentalizzazione. Questo non vuol dire che la gente non stia protestando, questo non vuol dire che le persone non siano in un grande stato di sofferenza, questo vuol dire che in questo momento in tutta Italia, soprattutto sulla sanità, ci sono problemi enormi, e gli stessi economisti si interrogano sulla tenuta istituzionale, quanto può tenere il patto Stato-Regioni a questo stato di stress sociale a cui viene sottoposto un popolo che comunque fino ad oggi ha avuto un accesso universale a diritti importanti. Questo sembra una cosa irrisoria da un punto di vista generale, invece è uno dei punti cruciali, perché poi naturalmente cioè la perdita di tutto quello a cui noi siamo stati abituati fino ad oggi produrrà certamente un disagio tale che non sappiamo se lo riusciremo a governare. Basta così, perché non vi voglio dare troppo.